chiedo scusa, ma resto seduto. De Michele, Futuro e Libertà. L'amministrazione Emiliano scopre le sue carte e dopo aver pagato 30.000 euro per una consulenza di IPES, dopo innumerevoli riunioni di giunta, commissioni comunali per il decentramento, conferenza dei presidenti di circoscrizione, riunione di maggioranza, adunanza generale dei consigli di circoscrizione, rende pubbliche le modifiche di approvazione del regolamento per il decentramento in grado, secondo le sbandierate intenzioni del sindaco, di trasformare radicalmente le attuali circoscrizioni in moderni municipi. Una trasformazione epocale, a detta di Emiliano, avrebbe disinnescato la bomba autonomistica dando risposte precise alle richieste degli abitanti del quartiere Ribelli. Noi siamo il quartiere Ribelli. A ben leggere il nuovo testo si tratta di una verifica modello fotocopia dell'attuale regolamento. Non ci sono nuove funzioni né tantomeno nuove attribuzioni. Fatta eccezione per la gestione del trasporto alunni e per le forniture di materiali di cancelleria per le scuole, peraltro sempre nell'ambito di appalti gestiti dal centro. Non ci sono capitoli di spese autonome, non c'è un bilancio quartierizzato, non ci sono nuove competenze sui vigili urbani, non c'è autonomia di spesa. Questo regolamento io l'ho definito un copia e incolla, più che altro come ci fanno le delibere circoscrizionali, in quanto noi siamo stati convocati l'anno 2009, 2008, però praticamente sotto è scritto 2009, cioè l'abitudine degli amministrativi e anche dei politici del Comune di Bari è quella di fare il copia e incolla sulle convocazioni, sui regolamenti. Questo è il metodo che viene usato dalla città di Bari e da chi la ministra e dagli amministrativi. Allora, come dicevo, questo regolamento io lo definisco un copia e incolla dal vecchio testo. Questo regolamento è uno strumento inefficace e privo di novità sostanziali. Insomma, questo regolamento è un bluff all'inglese, un inganno, una simulazione, una dissimulazione in italiano, che l'anima dell'amministrazione centrale nella reale volontà non ha una reale volontà di effettuare il decentramento amministrativo. Io mi permetto di esprimere le mie considerazioni condivise dalla stragrande maggioranza della gente del mio territorio. Senza bilancio quartierizzato, senza risorse umane competenti e qualificate, senza una maggiore autonomia amministrativa e gestionale, le circoscrizioni e gli eventuali municipi sono perfettamente inutili, quindi vanno aboliti. I costituenti municipi non avranno personalità giuridica, non disporranno di risorse economiche proprie e non avranno bilancio proprio, al pari delle attuali circoscrizioni. Quindi è inutile costituire. Anzi, io propongo al Consiglio, e quindi anche se queste sono le intenzioni, all'amministrazione centrale di Bari, l'abolizione delle circoscrizioni e di non procedere all'istituzione dei municipi, così come le sono stati proposti dalla delibera richiesta di parere di competenza. È ovvio che il mio parere sulla proposta di deliberazione del decentramento amministrativo, ossia il regolamento dei municipi, sarà contrario. Se il Consiglio Comunale di Bari approverà la nuova proposta d'attuale decentramento amministrativo, così come inviataci in circoscrizione per il parere di competenza, senza tener conto delle nostre indicazioni, suggerimenti, proposte d'attuale per il vero decentramento, io proporrò a tutti i consiglieri della prima circoscrizione, iniziando dal Presidente, Professor Ministro Saverio, di dimetterci tutti, in quanto non si può continuare a spacciare per decentramento amministrativo quello che in verità non è, in quanto nei municipi non sono previste reali risorse economiche, bilancio proprio, risorse umane competenti qualificate, eccetera, per bene amministrare e governare il nostro territorio. Sono favorevole alla costituzione dei municipi solo ed esclusivamente se da subito, dalla loro costituzione, i municipi hanno autonomia gestionale e amministrativa e che siano attribuiti organi e funzioni previsti dal decreto legislativo 267 del 2000, il 2, come per i comuni aventi pari popolazione. Grazie. Alla proposta di delibera elaborata dalla Commissione Affari Generali devo subito premettere che il mio giudizio è, il mio parere è favorevole. È favorevole perché il deliberato della Commissione Affari Generali accoglie quello che è stato il lavoro fatto a livello del Comune di Bari e
si è anche però preoccupata di elaborare una serie di proposte di modifiche al testo che ci è pervenuto tramite la ripartizione sul decentramento. E quindi da parte nostra c'è la condivisione di questa, dell'elaborazione di questo documento, però allo stesso tempo devo registrare per un verso un'anomalia e per altro verso una contraddizione. Mi riferisco al fatto che a elaborare il testo di modifica alla proposta di delibera abbiano collaborato i consiglieri di opposizione e anzi devo dar loro atto dell'impegno che hanno profuso e del tempo che hanno anche impiegato per elaborare la proposta di modifica. Però ciò che rappresenta la contraddizione, l'anomalia, è che poi a fronte di questo provvedimento, che durante la sua lettura vedevo che era accompagnato dalla condivisione, dal convincimento con cui era stato elaborato e che, perlomeno dalle dichiarazioni che sono state fatte in premessa, tutto questo lavoro, tutta questa collaborazione, che è stata anche definita costruttiva, se non ho letto male, nel testo del provvedimento, poi alla fine sfocerà con un voto contrario alla sua approvazione. E quindi volevo evidenziare un pochettino questa contraddizione. Per conto nostro io volevo aggiungere un documento che noi lo qualifichiamo come una raccomandazione e che, testo breve, che vi leggo velocemente. Noi consideriamo ormai conclusa l'esperienza dell'attuale articolazione del Comune di Bari in 9 circoscrizioni che hanno operato con scarsi poteri e risorse. Valutiamo pertanto la prospettiva della città metropolitana come un traguardo decisivo per tutta la terra di Bari, in grado di farla conoscere e diventare l'autentico motore di sviluppo socio-economico per l'intera regione. La stessa città metropolitana, poi, costituisce l'occasione per una profonda riforma dell'apparato amministrativo provinciale e comunale per renderlo più efficiente, più vicino ai cittadini e più idoneo a garantire un'elevata qualità di servizi senza aumento dei costi. In questo quadro noi riteniamo che la soluzione di 5 municipi e delle relative assemblee elettive compatibili con i distretti socio-sanitari e che contemporaneamente salvaguarda le autonomie di Palese Santo Spirito e Carbonara Ceglie Roseto, anche condivisa dalla giunta del sindaco Emiliano, rappresenta l'ipotesi più equilibrata e corretta in ordine al territorio, alle infrastrutture e servizi e alle attività economiche. In questo modo non ci sarà una città egemone all'interno dell'area. Riteniamo che con la istituzione dei municipi si debba dar luogo con consapevolezza ad un modello organizzativo che comprenda sia le funzioni proprie sia una adeguata adozione e dotazione di risorse umane e finanziarie, pur senza lievitazione delle spese. I cittadini si aspettano dai municipi un'istituzione più vicina alle loro istanze e ai loro bisogni. Pertanto occorre che il nuovo municipio sia in grado di soddisfare e migliorare il rapporto con la cittadinanza. Noi in tal senso impegniamo i nostri rappresentanti nelle istituzioni. Le materie delegate, i compiti e le funzioni sono il banco di prova che noi vogliamo portare avanti per abbandonare le vecchie logiche accentratrici. Noi pensiamo che al nostro interno ci sia la volontà politica e la capacità di accettare e vincere la sfida così irta di ostacoli e resistenze del percorso al decentramento e alla realizzazione della città metropolitana. Preso atto che la proposta di delibera pervenuta presso la prima circoscrizione, anche se proiettata nella direzione da noi auspicata, ossia verso la costruzione dei maggiori e più adeguate funzioni di quelle attualmente affidate alle 9 circoscrizioni, riteniamo che l'amministrazione comunale debba migliorare il provvedimento in parola, mediante l'individuazione di strumenti amministrativi che rendano effettive e immediate le disposizioni contenute nella proposta di delibera, ovvero come l'abolizione, la cassazione dell'articolo 10 bis. Grazie. Allora, non è un ordine del giorno, è una raccomandazione che viene allegata al verbale. C'era prima De Gennaro, al momento lui risponde, c'era De Gennaro che aveva. Prego, scusa,
stiamo discutendo sulla delibera o sull'ordine del giorno? No, stiamo discutendo sulla delibera, okay, con l'istruttoria annessa, naturalmente, perché c'è stato un'istruttoria, c'è stato un lavoro. Quindi, siccome c'è un'anomalia, cioè perché l'ordine del giorno deve essere un argomento totalmente diverso da quello di discussione, siccome sono simili, allora bisogna ovviamente sempre... L'ordine del giorno presentato dal PDL. Certo. Allora il regolamento prevede appunto che l'ordine del giorno, se attinente, può essere funzionale, può essere un emendamento, altrimenti può essere una nuova proposta che viene automaticamente rinviata al prossimo consiglio. Se invece il consiglio si esprime, può essere discussa nella seduta, ma questo lo si deciderà nel corso della seduta, mi sembra. Quindi, De Gennaro, prego. De Gennaro Luis de Emiliano. Presidente, visto che sono stato presidente della Commissione speciale verso la Costituzione dei municipi, prendo atto del lavoro svolto dalla Commissione della Commissione Affari Generali e voglio valorizzare anche il lavoro svolto dalla mia commissione. Per questo leggo la relazione da me preparata per l'occasione. Relazione del Presidente De Gennaro sul lavoro svolto dalla Commissione Speciale verso la Costituzione dei Municipi. La presente relazione tende a sintetizzare il lavoro svolto dalla Commissione Speciale verso la Costituzione dei Municipi. Durante l'intero anno di durata della Commissione sono stati trattati con estrema attenzione temi riguardanti il decentramento amministrativo comunale, lo studio IFRES ed altri argomenti, come relazioni in merito di municipi, confronti tra i vari municipi esistenti sul territorio nazionale ed europeo. Infatti è stato preso in esame il municipio del Comune di Roma e quello della città di Barcellona. Lo studio svolto dalla Commissione si era posto obiettivi quali analisi del territorio circoscrizionale, analisi dell'aspetto socio-economico di ciascuna circoscrizione, con particolare riferimento alla prima circoscrizione, e agli investimenti fatti dal Comune di Bari sul nostro territorio. Inoltre sono stati messi in evidenza i punti di forza del nostro territorio ed eventuali debolezze in prospettiva di un futuro accorpamento territoriale. Infatti l'ipotesi di accorpamento forniteci dal Comune di Bari, secondo lo studio IFRES, sono 8, tra cui ricordiamo: ipotesi di accorpamento a 3 municipi, ipotesi di accorpamento a 4 municipi, ipotesi di accorpamento a 5 municipi con salvaguardia delle autonomie, ipotesi di accorpamento a 5 municipi con salvaguardia delle autonomie tenendo conto dei distretti sociosanitari. Naturalmente in tutti gli studi effettuati è stato dato risalto alla futura trasformazione istituzionale e amministrativa, ponendo al centro il miglioramento dello stato sociale del cittadino, il rilancio del territorio e una maggiore importanza ad un'eventuale autonomia finanziaria e funzioni proprie del municipio. La legge da cui trae l'avvio istituzionale del municipio è quella dell'8 novembre 1990, numero 142, avete come oggetto autonomie locali. Infatti da questa legge dovrebbero derivare i principi di ogni municipio, tra cui curare gli interessi della popolazione del territorio, promuovere lo sviluppo socio-economico della comunità e tutelare le rispettive comunità locali esistenti. Di conseguenza la città dovrebbe riconoscere e disciplinare l'autonomia municipale, disciplinare la partecipazione, la consultazione e la gestione dei servizi di ciascun municipio nelle funzioni attribuite dalla legge e dello statuto comunale e adeguare le proprie funzioni amministrative in un'ottica di un reale decentramento amministrativo. Un altro fattore importante che è stato oggetto di studio sono le quali funzioni delegate alle circoscrizioni e le future funzioni del figure dei municipi. E con questo mi collego appunto a quello già illustrato dalla Commissione Affari Generali, da cui sono emerse diverse perplessità, per cui di notevole importanza è pagare per ciascuna circoscrizione maturata durante il percorso della sua esperienza all'interno della città di Bari, al fine di rendere più efficiente il lavoro e il rapporto quotidiano che spesso confronta le amministrazioni circoscrizionali con le esigenze della cittadinanza. Durante l'intero iter della Commissione sono emersi diversi pareri da parte di consiglieri facenti parte della Commissione Speciale, che a loro volta hanno evidenziato il loro parere in merito alla costruzione dei municipi in diversi verbali di Commissione. A mio parere, comunque, l'ipotesi che potrebbe rilanciare il nostro territorio a 5 municipi, tenendo conto dei distretti sociosanitari, salvaguardando le autonomie, con maggiore autonomia economica e amministrativa, prevedendo così una salvaguardia della cultura autoctona esistente da sempre sul territorio di Paese e Santo Spirito, sviluppo dell'economia locale, salvaguardia della costa della Rana, maggiore prontezza e risposta dell'amministrazione municipale nella risoluzione dei problemi dei cittadini che spesso sono rallentati dalla burocrazia centrale, maggiore fluidità nei rapporti istituzionali e amministrativi con l'amministrazione centrale del Comune di Bari, quindi evitare solo un cambio di denominazione della circoscrizione a municipio. Con la presente relazione colgo anche l'occasione
l'occasione di ringraziare ogni singolo consigliere per l'apporto dato in commissione e per la professionalità per ogni singolo argomento che è stato trattato. Grazie. Grazie. Italia dei Valori. Signor Presidente, signori consiglieri, dopo circa 2 anni di lavoro da parte dell'amministrazione comunale di Bari, questo consesso è chiamato a deliberare sulla proposta di modifica degli articoli 7, 8, 9 e 10 dell'inserimento dell'articolo 10 bis, anche se è stato cassato dalla proposta emendata dalla commissione competente. Al contempo, in questa sede si dovrà deliberare su alcune modifiche tecniche ad articoli divenuti legittimi per sopravvenute disposizioni normative e di orientamenti interpretativi giurisprudenziali consolidati. Considerata l'importanza di questa proposta di delibera per il futuro delle periferie della città di Bari, in particolar modo di Palese e Santo Spirito, è necessario entrare nel merito della questione, perché solo guardando con attenzione e riflessione dentro i contenuti della proposta che si può cogliere il senso della stessa, la volontà di chi l'ha presentata e ovviamente la razza della medesima. Affrontare la questione senza una visione d'insieme, prescindendo dal merito, dai contenuti, dai temi, dall'idea intrinseca alla proposta stessa, significa semplicemente declinare clamorosamente e ignominiosamente al senso di responsabilità politica che dovrebbe animare ogni azione di un rappresentante istituzionale di una data collettività. Signor Presidente, signori consiglieri, far finta di niente di fronte a questa proposta o trattarla come fosse una semplice pratica di ordinaria amministrazione significa svilire dannosamente l'istituzione e circoscrizione molto di più e peggio di chi verosimilmente a ragion veduta sostiene che le circoscrizioni hanno fatto il loro tempo e che all'attualità andrebbero soppresse e sostituite da un più avanzato modello di decentramento amministrativo. Oltre ogni ragionevole dubbio, in questa proposta non si rinviene in alcun modo lo sforzo dell'amministrazione centrale di sviluppare un'idea nuova nei contenuti e nei modi sul decentramento amministrativo e sul governo del territorio e delle periferie. Lo dimostra il fatto, prima di entrare nel merito della modifica degli articoli, che la commissione sui municipi insediata dal sindaco ai sensi dell'articolo 63,9 del regolamento avrebbe dovuto presentare una proposta organica ai sensi del comma 11 del predetto articolo che contenesse sia le modifiche di cui è oggetto di questo dibattito che la possibile composizione territoriale dei futuri municipi, ovvero l'armonizzazione dello statuto comunale con i regolamenti comunali afferenti alle materie di competenza circoscrizionale. Ovviamente così non è stato, perché come ben sapete questo Consiglio è chiamato a deliberare esclusivamente sulla modifica degli articoli innanzi citati. Per comprendere la presunta efficacia di questa proposta e per rilevare le innovazioni normative introdotte, risulta necessario analizzare le modifiche presentate con il metodo della comparazione con la norma preesistente, in maniera da coglierne inconfutabilmente le novità e le eventuali differenze rivenienti. Ma andiamo con ordine a guardare l'articolo e le innovazioni. L'articolo 7.d.b, per esempio, introduce formalmente, solo formalmente, la concessione in uso delle palestre, competenza già di fatto esercitata dalla circoscrizione e quindi non individuabile come del tutto nuova, almeno dal punto di vista sostanziale. Infatti è rinvenibile in atti presso questa circoscrizione documentazione probatoria circa il già avvenuto espletamento di siffatta funzione. Il punto C, sempre dell'articolo 7, parliamo di funzioni proprie, propone come nuova funzione propria della circoscrizione la gestione del trasporto pubblico degli alunni. Anche questa competenza è attualmente già esercitata dalle circoscrizioni e dalla modifica proposta si evince che nello specifico trattasi di un tipo di competenza del comune in concorrenza di processo con il futuro municipio. In pratica la ripartizione centrale si riconosce la competenza della scelta dell'affidatario del servizio e di tutte le relative procedure, mentre alle circoscrizioni, ovvero ai futuri municipi, residua il mero rilascio e distribuzione dei tesserini per il trasporto scolastico. Sempre al punto C dell'articolo 7, e questo effettivamente è una innovazione normativa introdotta, è la fornitura di materiali di cancelleria per gli alunni della fascia dell'obbligo scolastico appartenenti a famiglie indigenti. Ma il comma successivo, sempre dell'articolo 7, con un colpo di fioretto, stabilisce pure che queste funzioni, competenze nuove rispetto al regolamento preesistente, sono esercitabili esclusivamente ai sensi dell'articolo 10 bis, che oggi è stato cassato, norma che introduce e rinvia, come tutti sapete, a una delibera di giunta indeterminata e indefinita, l'adozione degli atti per far funzionare le modifiche stesse. L'articolo 7.d è i servizi sociali, quindi welfare, i disabili, le famiglie, i minori,
Beh, anche qui non è riscontrabile alcuna modifica di rilievo, se non quella relativa al fatto che le prestazioni sociali di cui alla norma dell'attuale regolamento vigente saranno, con le modifiche proposte, applicate anche agli stranieri comunitari ed extracomunitari residenti o comunque residenti in una struttura pubblica o privata, ospedale, istituto, centro diurno, ubicate nel territorio circoscrizionale. I lavori pubblici. I lavori pubblici, e quindi l'articolo 7.e, nulla, assolutamente nulla è stato modificato in relazione ai lavori pubblici. Così come previsto dall'attuale regolamento, sono di competenza delle circoscrizioni, evito di enunciare le competenze previste nell'attuale regolamento e riportate pedissequamente nella nuova proposta. Nulla di nuovo è stato introdotto all'articolo 7.f circa la gestione degli aree verdi, salvo una novità latente, forse anche poco latente, la manutenzione ordinaria di verdi e giardini, che prevede che questa funzione sia espletata come controllo circa la regolare esecuzione delle prestazioni del contratto di servizio, come meglio specificato nell'articolo 8 sulle funzioni delegate e degli altri contratti di manutenzione a verde. Non va meglio per le funzioni delegate. L'articolo 8.a, commercio, artigianato e mercati, nessuna novità rispetto alla relativa norma attuale del regolamento vigente. Nessuna novità sull'apertura dei passi carrabili. Invece, profondamente innovativa è la norma stabilita al punto B, punto 2, all'articolo 8.b2, circa il rilascio di concessioni di suolo pubblico temporanei e permanenti, che sono così proposte, come già attualmente previsto, ivi incluse le relative eccezioni riportate nello stesso articolo, che riguardano l'installazione di strutture per il pubblico spettacolo, le installazioni di impianti di erogazione di carburante sulle aree sia di suolo pubblico che di aree private e l'installazione di chioschi e di edicole. Ma però con questa innovazione, per questa fattispecie, il Consiglio circoscrizionale sarà chiamato, e questa è la novità sostanziale, ad esprimere un parere obbligatorio e vincolante, prima non previsto. Anche i punti B3 e B4 sono eccezionalmente nuovi rispetto al preesistente. Il punto B3 dell'articolo 8 è il rilascio delle attestati afferenti alla natura giuridica delle strade. Il punto 4 è il controllo e sanzioni in materia di concessioni di suolo pubblico di cui parlavo poc'anzi. In verità, per dirla tutta, i punti B3 e B4 dell'articolo 8, pur rappresentando una vera innovazione normativa, sono soggetti allo stesso articolo 10 bis, che impedisce la immediata applicabilità di queste nuove funzioni. Il punto C dell'articolo 8, traffico e viabilità di esclusivo interesse circoscrizionale, sia dal punto di vista del punto C1 relativo alla viabilità interna che quello del punto C2 relativo al rilascio delle autorizzazioni, non introduce innovazioni dal punto di vista normativo. Il controllo dei contratti di servizio, per quanto attiene il controllo dei contratti di servizio, non si rinviene alcuna disposizione innovativa rispetto a quanto già esistente. Infine, l'articolo 8, così come rimodulato da questa proposta, stabilisce la possibilità che vengano delegate alle circoscrizioni con successiva delibera di consiglio comunale ulteriori funzioni nei limiti dell'ambito territoriale di riferimento, a dimostrazione che questo concetto, diciamo, di trasferimento a data da destinarsi è una considerazione del consiglio comunale che si protrae dal tempo, nel tempo. Pensiamo al regolamento del 2006, che era un regolamento ponte. Pensiamo all'attuazione di queste modifiche, se mai fossero, diciamo, attuabili, rimandano comunque a un periodo che non è possibile determinare nelle stesse norme. L'articolo 9 invece è l'introduzione delle unità organizzative decentrate. Con questa proposta l'articolo 9 dell'attuale regolamento viene completamente modificato. Infatti il vigente articolo 9, funzioni da attribuire con successivi provvedimenti, tratta di quelle funzioni che sarebbero state attribuite successivamente alle circoscrizioni con apposita delibera del Consiglio Comunale e che sostanzialmente attengono a quelle funzioni che oggi sono sottoposte al voto di questo Consiglio ai sensi dell'articolo 10. Parliamo della innovazione introdotta dalle unità organizzative decentrate, servizi demografici, polizia municipale, sportello unico per le attività produttive. Dal punto di vista sostanziale, ripeto, dal punto di vista sostanziale, si deve far notare che benché viene istituita una unità organizzativa decentrata sui servizi demografici, questa non fa altro che riportare le medesime funzioni già attualmente esercitate dalla circoscrizione. Stessa cosa vale per la polizia municipale, che nella norma proposta non si fa altro che rinviare all'articolo 19 del regolamento sul decentramento amministrativo tuttora vigente. Unica rilevante innovazione normativa dell'articolo 9, dal punto di vista formale e sostanziale, è l'istituzione dell'unità organizzativa decentrata come sportello unico per le attività produttive. Ovviamente si tratta di una gestione decentrata dello sportello per le attività produttive, istituito presso la ripartizione competente. Anche l'articolo 9, come altri articoli,
statuisce che l'effettiva costituzione di questa unità e quindi l'applicazione vera dell'operatività di queste unità organizzative decentrate avrà seguito solo nell'ipotesi di raggruppamento delle circoscrizioni o di costituzione di municipi. Altro rinvio senza dati. L'articolo 10, le funzioni consultive, le modifiche apportate rispetto alla norma preesistente attengono i pareri obbligatori. I pareri obbligatori e quindi l'inserimento del parere obbligatorio non vincolante sul piano di protezione civile. A meno che non si decida di votarli oggi. E quindi diciamo stasi c'è una lettura qua. Ma perché cosa c'è di non è detto che possiamo votare. Guarda, il consigliere non è detto. Poi comunque. Io lascerei la parola al consigliere Limogelli che aveva chiesto di parlare. Se... Chiederei il presidente il via quando lo forse è il caso di ristabilire l'ordine in questa sala, presidente. Vuole la mia attenzione, giustamente. Prego, chiedo una linea molto corretta, attendo l'attenzione di tutti, visto il tema. Se poi c'è qualcuno che prego i consiglieri di prestare attenzione e questo tema di attenzione, bene, prenderemo atto anche di questo. Buonasera a tutti. Limogelli, lista signore. Voglio premettere che ha ampiamente illustrato il collega della maggioranza Lomazzo tecnicamente cosa vuol dire andare a votare questa proposta di regolamento agli istituenti municipi. E quindi anziché parlare di tecnicismi, poco a volte comprensibili alla maggior parte delle persone, ma non per incompetenza, perché forse sono anche più competenti di noi, visto quello che continuano a subire da tempo su questo quartiere, allora forse è il caso di fare delle considerazioni, delle riflessioni su quello che il Comune di Bari ci sta proponendo. E... io volevo intanto, ma giusto così, sfogliare qualche articolo nel tempo che si sono succeduti in questa città e in particolar modo ovviamente per quello che ci interessa questo quartiere che vive atavici problemi e non problemini che seppur importanti riferiti al bidone o al sacchetto, ma parliamo di problematiche che condizionano la vita di questo quartiere. E poi capirete perché voglio fare questa premessa. Qui ci sono alcuni articoli dove sia la maggioranza che l'opposizione si è alternata come in una palestra per farsi pubblicità, dove qualcuno dice ma che fine ha fatto il nodo ferroviario di tutta la città? Quindi vuol dire che questo territorio vive dei problemi mica da poco. Dopo mesi interamento dei binari è un sogno o una realtà? Ad oggi prendiamo atto che è ancora un sogno. Residenti di Via Ponte sono sotto scacco, ne abbiamo parlato in questa sala, vero? Ne abbiamo preso tutti quanti. Un lungomare abbandonato e pericoloso, sono tutti articoli. Ancora Via da Ponte urgono lavori, strade vicinali, zero manutenzione. Gli stessi consiglieri denunciano lo stato di degrado e di pericolo. Allora, tutto questo ci impone una riflessione. Signori, siamo 15,
ma vogliamo davvero che noi 15, anche per una questione di dignità personale, vogliamo assumerci le responsabilità del nostro territorio, o vogliamo continuare a palleggiare da soli come Ronaldinho autonomi in campo senza mai segnare un gol? Allora, io ritengo che le problematiche non sono da poco conto e che quindi meritano di avere dei rappresentanti, magari anche meno di quelli che siamo, ma che davvero si occupano dei problemi. E per fare questo, ovviamente, lo possono fare solo in forza ad un regolamento che dia loro uno strumento per potersi adoperare e adoperare al meglio per il quartiere dove noi, me compreso, circa 2 anni e mezzo fa abbiamo corso come matti per ottenere consenso poi ottenuto dalle persone che stanno qua e che oggi ritengo non possano tradire quelle loro promesse che, a cominciare da me, sono da marinaio, ma non perché non si voglia, ma perché non si può in virtù di un regolamento che non ci pone nella condizione di poter renderci utili. Allora forse merita questa sera un excursus. Perché siamo arrivati qua stasera? Come mai siamo arrivati a questo regolamento, questa proposta di regolamento? Beh, io non devo dimenticare, non voglio dimenticare, ma sicuramente non lo avete dimenticato neanche voi, ma forse nessuno ancora accenna perché noi siamo qui stasera. Voglio ricordarvi che dopo una lunga lotta dei cittadini, in particolar modo di questo territorio, erano riusciti ad arrivare a far discutere un consiglio regionale circa la loro richiesta di autonomia. In quel contesto vi è stato, lo so che qualcuno è sofferente a certi discorsi, ma è l'unico modo a cui far prestare un minimo di attenzione. In quel consesso tale dottor Emiliano, al fine di interrompere quel percorso, promise, e c'è la stampa che lo dice, ma abbiamo anche delle interviste registrate, dove ha promesso in sede regionale che entro giugno 2011 non avrebbe proposto un regolamento, entro giugno 2011 avrebbe istituito i nuovi municipi, rispettando, diceva, quelle che sono le istanze di autonomia e che quindi questi municipi avrebbero dovuto avere autonomia amministrativa e un minimo di autonomia finanziaria. Se qualcuno è in grado di smentirmi su questo dialogo, lo faccia stasera, ma si riservi di farlo successivamente, ma non a me. Lo deve fare in questa sala davanti ai cittadini che forse ne sanno qualcosa più di me e di lui. Allora, questo era solo la premessa, ovviamente. Siamo a novembre 2011, giugno è passato, ahimè, già da 5 mesi. E siamo ancora a discutere della proposta di regolamento, che chiunque potrà prenderne visione, e mi impegno a stampare tante copie quanti i cittadini di questo territorio, e se hanno pazienza e voglia, visto che ne va del loro futuro, di andare a sviscerare quello che è il regolamento attuale sulle circoscrizioni e a leggere quello che è il regolamento proposto per i futuri municipi. Io vi anticipo che è di fatto un copia e incolla e mi sembra davvero, come posso dire, vergognoso che ci siano voluti 2 anni per copiare quello che c'era prima, ma addirittura peggiorativo. Avendo fatto parte della commissione speciale sui municipi, dove il presidente era il collega De Gennaro,
il quale egli stesso ha detto che c'erano, ci sono state vedute diverse, ma lo studio è stato serio da parte di tutti. Condivido tutto quello che lui ha detto, ma mi voglio fermare su un flash peraltro condiviso. È condiviso da cosa? Dalla salvaguardia di un'autonomia sia amministrativa che finanziaria. Cioè l'ha riconosciuto questo tutta la Commissione. Allora io mi chiedo, se all'interno del regolamento che ci stanno proponendo ci fosse stato un minimo di autonomia amministrativa o finanziaria, saremmo qua a discuterne o ad alzare la mano tutti quanti e dire ok, certo, nessuno di noi qua vuol decidere per altri quartieri, ma perlomeno essere coinvolti responsabilmente in quelle che sono le sorti di questo quartiere. E allora condivido con lui, non so se poi però il voto finale sarà uguale, pur condividendo questa esigenza. Voglio aggiungervi solo che c'è stato un istituto Libres pagato dal Comune di Bari, quindi con i soldi del contribuente, il quale avrebbe dovuto fare, e ha fatto, uno studio su quelli che dovrebbero essere gli eventuali municipi nascenti, se mai nasceranno, dove prioritariamente questa società incaricata e, ripeto, pagata, dice che prioritariamente indica quale viatico, quello del rispetto delle autonomie amministrative e degli istituenti municipi. Quindi questo istituto pagato dal Comune di Bari dice esattamente questo, cioè non facciamo non dovete fare un regolamento fine a se stesso e cambiare la dicitura fuori da quelle che sono le nostre sedi, cioè da circoscrizione a municipio, ma radicalmente va cambiata non la facciata, ma la sostanza di coloro i quali dovranno continuare eventualmente questa loro esperienza sul territorio. Ora io mi chiedo, poiché questo regolamento non prevede nel modo più assoluto, così come ben è illustrato tecnicamente e dove me ne guardo bene dal ripercorrere quella strada, non lo riconosce. Io mi chiedo, questa sera qualcuno avrà il coraggio di dare, e parlo di coraggio non politico, perché politicamente ognuno di noi può fare quello che gli dice il partito, ma il coraggio quale cittadino di questo territorio può davvero esprimere un parere positivo su un vecchissimo regolamento dove gli è stata cambiata solo la data e una parola, circoscrizione municipio? Io mi chiedo, e con quale stesso coraggio ci si potrà poi dopo confrontare con il cittadino che gli ha dato la fiducia, quella fiducia data a priori? E allora noi andiamo incontro a una cosa molto semplice: quel baratto che fece quel tal dottor Emiliano con i consiglieri regionali, non votate autonomia, vi prometto che istituirò i municipi rispettando questa autonomia. Fu un baratto, fu barattato il nostro futuro. Si può oggi riperpetuare un baratto sulla pelle dei cittadini di questo territorio? Ci sarà questo coraggio?